poveri, ma anche dell'Europa, molto dei paesi europei, della democrazia, racconta gli effetti nefasti per la democrazia, racconta gli effetti negativi per le economie locali, per la salute dei cittadini, eccetera, eccetera. Chi lo vuole guardare, se lo guarda, se lo va a rileggere per capire quali sono gli effetti. Tra l'altro Enzo diceva uno degli effetti positivi potrebbe essere un incremento del reddito degli europei di 500 euro l'anno. Quando questo WTO stava per entrare in vigore, gli Stati Uniti dicevano che gli americani avrebbero avuto un incremento del reddito annuo di 1700 dollari. Nulla di più falso, non è assolutamente successo, tant'è che invece abbiamo assistito ad un progressivo impoverimento dei ceti medi e dei ceti bassi ancora di più, e ha invece una concentrazione della ricchezza nelle classi di reddito più elevate. Perché questi accordi cosa fanno? Non servono a redistribuire il reddito, non servono a far star bene tutti, ma servono a far star bene le multinazionali e gli azionisti di queste multinazionali, che attraverso la loro ovviamente attività speculativa, soprattutto finanziaria, accrescono il loro patrimonio e la loro ricchezza. Nessuno di noi piccoli mortali che siamo qui ne trarrà alcun vantaggio. Aggiungo anche un'altra cosa, l'aspetto relativo alla commissione arbitrale. La commissione arbitrale è stata già costituita, anzi è presente in moltissimi trattati, uno dei quali è il trattato sull'energia. L'Italia fa parte di questo trattato e ha dichiarato, lo potete leggere su tutti i giornali, di voler uscire da questo trattato perché ha paura di subire un'azione da parte delle aziende che producono pannelli fotovoltaici, perché la politica italiana non ha consentito, come avete saputo, sappiamo tutti, con una rimodulazione dei bonus che oggi sappiamo non essere più così appetibili, ha indotto le aziende a come dire, disinvestire in quel settore. L'Italia ha dichiarato di voler uscire da questo trattato perché rischia di subire un'azione legale stramiliardaria. È stato già detto che molti paesi, uno dei quali è la Bolivia, ha deciso anche lei di uscire dal trattato che la coinvolge, perché, da uno dei vari trattati internazionali, perché anche la stessa Bolivia sta per essere bersaglio di un'azione. Ma non sono solo gli stati a poter essere bersaglio di queste azioni, sono anche i piccoli comuni come il nostro. Se noi un giorno decidessimo, io lo spero, ma non lo so se ci riusciremo, di vietare l'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti nelle campagne vignolesi perché vogliamo tutelare la risorsa idrica, la biodiversità e soprattutto occuparci del futuro dei nostri figli, se noi un giorno decidessimo di approvare una regola di questo tipo, potremmo essere oggetto di un'azione legale da parte di una delle tante società multinazionali della chimica che ci mettono in ginocchio. Allora, altro che patto di stabilità. Quale comune, quindi, a fronte di una possibile, virgolette, azione da parte di una multinazionale potrà mai essere libera, e quindi quale comunità, quali cittadini, quale democrazia potrà mai decidere del proprio presente e del proprio futuro? Domanda da un milione di dollari. Mauro, molto è stato detto e io vorrei riprende alcuni concetti. Tutti i cambiamenti, grandi cambiamenti, le tecnologie sono dei grandi rischi e sono delle grandi opportunità. La Comunità Economica Europea è stato un grande rischio, ma una grandissima opportunità. Già nella Comunità Economica Europea
la possibilità dello Stato italiano è stato fortemente diluito, fortemente diluito. Tutti i giorni ne parliamo, ok? Però è stata anche una grande opportunità che ha permesso il libero scambio delle merci, delle persone e dei capitali, con tutti i rischi possibili e immaginabili. Allora, o ci mettiamo d'accordo su un fatto, e io su questo ci sto, il capitalismo come tale ha dei principi che se non guidati sono deleteri perché le crisi economiche, il fatto che un numero sempre più limitato di persone hanno il controllo dei capitali, il 10% della popolazione del mondo ha l'80% dei capitali, tanto per essere chiari, e quindi questi squilibri sono squilibri che esistono oggi e quindi vanno controllati. La democrazia significa essere informati. Il fatto che i sindaci non sapessero niente vuol dire che non sono andati agli incontri che già ci sono stati. 3 mesi fa a Spilamberg c'è stato un incontro analogo dove sono stati invitati, per quel che so io, poi posso sbagliarmi, sono stato invitato, ci sono andato, quindi assieme ad altri, è stato fatto lo stesso tipo di discorso. Io non sono contrario per principio ad accordi bilaterali, perché quello che sta succedendo nel mondo sta succedendo sostanzialmente questo: c'è un grosso avvicinamento tra Russia e Cina, i prodotti russi e cinesi prima o poi si incontreranno. L'Europa e gli Stati Uniti sono due soggetti economicamente alla pari. Non è vero che gli Stati Uniti sono più efficienti, non so che termine usare, hanno più multinazionali rispetto all'Europa, ma diciamo il mercato economico europeo è un mercato estremamente ricco. Quindi quello che io penso, ed è sicuramente il fatto che questa ancora commissione tecnica, perché di questo stiamo ancora parlando, sono stati messi delegati a fare questa roba, deve in qualche maniera avere il controllo della gente. Questo è essenziale, io non ho dubbi in tal senso. L'economia come tale deve avere una guida. L'economia attualmente non ha nessun tipo di guida. Quindi quello che io chiedo, ed è essenziale, che si facciano incontri, non di comitati, non è un dibattito. Il comitato è contro e ha tutte le ragioni di esserlo, perché la visione che ha è quella. Io vorrei poter sentire, io quello l'ho già sentito, 3 mesi fa, non ieri sera, non l'altra sera, io vorrei sentire anche l'altra parte. Con questo, non a caso, il relatore di questa... Io ho chiesto al relatore di questo ordine del giorno di preparare, mi ha detto, una parte finale che sollecita, oltre a tutto questo, sollecita sostanzialmente il richiedere, voi sapete che delegato per l'Europa c'è anche un certo De Castro che è stato ministro nel governo italiano, non dico direttamente lui perché sarebbe complicato, ma qualcuno che assieme a lui fa parte di questa delegazione, per poter avere una visione più complessiva del problema, perché io non sono contrario a priori ad accordi bilaterali, non lo sono stato per la Comunità Economica Europea, non lo sono nemmeno per questo. Poi so che ci sono dei rischi enormi, allora o siamo in grado di controllare questi rischi, anche se so che è complicato, oppure rischiamo di dire no
a priori a qualsiasi cosa e poi passerà comunque sulla nostra testa. Quindi quello che io, e io sono d'accordo su questo documento, sono d'accordo sul fatto che sia stato portato in questo consesso, perché è importante parlare anche, altri l'hanno già detto, non faccio altro che ribadirlo, perché il poter discutere di queste cose non è, anche se sarà difficile per noi incidere davvero, però è talmente importante, perché anche se sembra una cosa lontana, non è così, è cosa di casa nostra, non solamente di Vignola, ma di ognuno di noi, delle nostre famiglie. Perché questo è comunque il futuro, le tecnologie in tal senso non ci permetteranno di stare fuori e dire no a priori è, secondo me, sbagliato. Il discorso è quello di riuscire a capire fino in fondo, sentendo più di una campana, come si suol dire, di che cosa si tratta. Quindi io sono d'accordo su questo documento, le mie sollecitazioni sono sul fatto che si riesca a fare un dibattito, quindi non un'informazione di una parte, non mi è sufficiente sentire De Castro, tanto per essere chiari, voglio sentire anche i comitati, voglio sentire entrambi. Ecco, questa è la richiesta che io faccio. Grazie. Rio Ricchi. Sì, posto che naturalmente siamo tutti coscienti e consapevoli che il Comune di Vignola farà fatica a porre delle condizioni nei termini di questo trattato che andiamo a discutere ed analizzare, farò fatica a non ripetermi, perché chi è intervenuto prima di me ha già detto tutte le cose che praticamente avevo in mente di dire. Voglio solo sottolineare un aspetto fondamentale che è stato centrato dal consigliere Cavani, e cioè la mancanza, abbiamo parlato di segretezza, abbiamo parlato di mancanza di informazione, questo è il punto cruciale. Non è che noi come consiglio comunale, come amministrazione di Vignola, dobbiamo ascoltare uno piuttosto che qualcun altro, dobbiamo avere e pretendere e ribadire, sottolineare il diritto all'informazione. Non è che non il discorso dei consiglieri che l'altra sera hanno partecipato a quell'incontro è stata i sindaci, scusate, è stato un evento abbastanza eclatante sulla bocca di tutti, ma almeno hanno avuto l'onestà e la franchezza di dirlo, ma è un dato di fatto, questo è un fatto, è un elemento che sta per sconvolgere gli equilibri a livello planetario ed è assolutamente sconosciuto, è tenuto in totale segretezza. È questo che ci deve far pensare. Il perché. L'altra sera, chiaramente non mi addentro nelle considerazioni del passaggio pericoloso dalla società di diritto alla società di mercato che Fausto Giannelli ha descritto egregiamente e non mi ci avvicino nemmeno, ma qui ci stiamo attorcigliando e arrovellando sugli IGP, sui DOC, sui DOP e sulle dispute tra Parmigiano Reggiano e Grana Padano, quando saremo costretti probabilmente ad accettare un Parmesan diffuso sui nostri mercati, e guai chi dice beo, e cose di questo genere. Ma quello, il punto, il nodo è il diritto all'informazione, alla conoscenza, all'entrare nel dibattito e nella discussione a livello internazionale. E questo che ci viene precluso, e questa è la grossa scommessa. È ovvio che nessuno, io perlomeno non prendo posizioni, ma cerco di non prenderle in nessun senso, in nessun campo, posizioni ideologiche o di principio, però voglio avere la possibilità di conoscere, voglio avere la possibilità, il diritto, pretendo il diritto della conoscenza delle cose. È per questo che voglio solo ribadire il fatto che questa mozione, questo ordine del giorno proposto questa sera,
mi sembra il minimo non edulcorabile, ecco, per andare in questa direzione, appunto, della pretesa, non nella richiesta, nella pretesa di un'informazione e di una trasparenza, cosa che deve essere un diritto scontato e sacrosanto di tutti. E l'amministrazione di Vignola si deve fare promotore soprattutto e prevalentemente di questo, con questo ordine con l'approvazione di questo ordine del giorno. Federico Clò. Sì. Allora, io faccio un intervento perché ritengo che nel corso degli interventi che mi hanno preceduto si sia costruita un attimo un po' di enfatizzazione, quasi un po' di terrorismo, ma che capisco sotto certi punti di vista. L'altro giorno, lunedì esattamente, presso la Fondazione Marco Biagi si è sviluppato un incontro con la presenza di economisti di livello internazionale, tra cui Reichlin, Sapir, Marion Jensen, che si sono confrontati sul tema della globalizzazione del TTP, a cui non ho comunque visto nessuno della giunta. Ricordo che, visto che si parlava di economisti internazionali, no, ma per dire che sì, ognuno può nel tempo che può e sceglie gli incontri che preferisce, in cui ha più tempo, e magari confrontandosi con quelli che sono magari gli interlocutori che ritiene più preparati all'interno del dibattito. Perché nel